stand SVM, la protagonista si chiama Varez. La Naked Sportiva è in realtà una piattaforma da cui nascono diverse moto, dalla 125 alla 400, presentata lo scorso anno come novità assoluta e ora pronta ad arrivare sul mercato, e ad EICMA si può anche provare. È chiaro, per noi EICMA è molto importante, parliamo di un'azienda che è sul mercato dal 2015, quest'anno abbiamo portato e presentato in maniera definitiva la piattaforma nuova delle Naked, quindi con la Varez 125, che ci teniamo sempre a ribadire, Varez è scritto ma si pronuncia in dialetto varesino Varez, per raccontare che siamo effettivamente italiani e dare importanza al territorio. La moto è qui presente nella Cilinata 125, l'abbiamo anche portata, inviterei tutti quanti qui in EICMA nella nostra area esterna per provare la moto e tutta la gamma. Chiaramente ha uno sviluppo su quello noi contiamo molto, il prossimo step è la sorella maggiore motorizzata 400, da marzo anche lei dai concessionari, e poi su questa piattaforma contiamo di elaborare altri modelli in area GT Adventure. Una realtà in crescita, quella di SVM, fortemente radicata in Italia. Un'italianità di cui SVM è naturalmente molto orgogliosa. Assolutamente, tutto in Italia, holding cinese, che è la grande operazione di questo progetto è stata quella di convincere una proprietà cinese a investire sul territorio italiano, a riattivare un'azienda che era stata chiusa in precedenza, ed è tutto prodotto in Italia, moto, motore, assemblato, e anzi vorrei lanciare a nome vostro un invito a tutti quanti di venire a Viandrano a visitarci, e noi siamo ben felici di accogliere tutto quanto e di far vedere le linee produttive di Varese. Siamo correttamente posizionati con un prezzo sul mercato, riteniamo di essere abbastanza aggressivi ed interessanti, pensiamo di poter offrire un ottimo prodotto, un buon prodotto di mobilità attaccabile, che possa non far piangere troppo il portafoglio delle persone.